Ci troviamo insieme a Giuseppe Galletta, fondatore della scuola Progetto Danza. Desidererei che Giuseppe Galletta appunto ci parlasse un po' di questa fondazione e comunque anche del percorso di questa scuola. Progetto Danza è un sogno diventato realtà nel 2005. La nostra idea era quella di consentire a tutti i ragazzi, a prescindere dalla loro provenienza sociale, familiare, di realizzare il sogno della danza, che spesso purtroppo è precluso ad alcuni. Invece qui tutti possono studiare la danza, socializzare, stare insieme agli altri compagni, amici, in un ambiente bello, gradevole. Già soltanto la musica ti porta in una dimensione migliore. E poi qualcuno realizza pure il sogno. E proprio di qualche mese fa uno dei nostri allievi è stato ammesso alla Scala di Milano, e nel recente passato Teatro dell'Opera, Accademia di Danza. Ma io dico sempre, a prescindere da questo, anche se da grandi non faranno i ballerini, i coreografi o gli insegnanti di danza, comunque gli rimane un percorso di vita importante che li realizza come esseri umani, che fa capire loro che il mondo è bello, che la vita è bella e che c'è tanta bellezza attorno a noi. Quindi sensibilizzarli, ecco, a una diciamo maggiore apertura anche verso quello che è la natura, insomma anche l'amore, anche diciamo le bellezze del creato. Da quanto tempo appunto questa scuola è attiva? Esiste dal 2005 e questa è per noi anche un'emozione soltanto pensarci, tanti anni di impegno. Di Progetto Danza, mi sono diplomata all'Accademia Nazionale di Danza a Roma, mi chiamo Rosada Zangri e niente, collaboro con Progetto Danza da 4 anni, in particolare seguo questo corso da 4 anni, li seguo sia per la tecnica classica che per la tecnica contemporanea. Cosa stanno preparando i ragazzi? I ragazzi stanno preparando Walzer dei fiori di Schiaccianoci per questo spettacolo di Natale. Frequentando questa scuola, cosa vorresti diventare? Io, frequentando questa scuola, vorrei diventare un ballerino e spero che questo, diciamo, si possa avverare, perché è la mia passione, è quello che voglio diventare. Frequento questa scuola di danza da 4 anni, mi sono trovata subito benissimo. I maestri, gli insegnanti sono tutti fantastici. Questa danza ti dà molte opportunità anche per andare fuori, fare stage, spettacoli, tante cose. Che mondo è la danza per te? È un mondo fatto di sacrifici, bisogna conciliare sicuramente la scuola con le lezioni il pomeriggio, soprattutto alla nostra età, soprattutto però è un mondo fatto di amore, perché se veramente non ami la danza non puoi fare questi sacrifici, non puoi dare tutta te stessa. È impegnativo? Tantissimo, e soprattutto a quest'età un grande sacrificio, rinunciare magari alle uscite con gli amici o magari passare più tempo con gli amici invece con gli amici frequenti qui a danza invece gli amici che hai fuori. È un grande sacrificio anche perché fa parte della tua vita, da piccolissimo vieni abituata a in questi ambiti, rimanere chiusa in una sala, a pensare, a mirare te stessa e osservarti, a cercare il difetto nel tuo corpo per migliorarti sempre di più. Quindi è un amore che deve, una passione che deve nascere proprio da dentro, perché se non si può continuare. Cosa senti quando balli? Beh, descrivere questa emozione è molto difficile. È una cosa che
non è in tutti, è ovvio. È una sensazione che si prova sin da piccolissimi, quando si danza davanti allo specchio e si prova gioia in un semplice movimento di una mano, in un semplice gesto. Beh, c'è da dire che non si può descrivere proprio con delle vere e proprie parole quello che si prova. È una, appunto, una gioia che è immane, è bellissimo. Salve, io sono la maestra Sheila Faro dell'Accademia Progetto Danza. Qui in sottofondo vedete il mio corso, uno dei miei corsi, sono due corsi uniti, terzo e quarto corso, stanno eseguendo un adagio. Quest'anno per loro è un anno molto difficile, molto complesso, perché sono stati unificati due corsi con livelli diversificati, leggermente di livelli diversi, e quindi insomma c'è un grande lavoro da fare, ma le ragazze sono veramente molto in gamba, si impegnano, e quindi non possiamo che essere noi insegnanti più che soddisfatte del loro risultato. Ovviamente si sa che nell'ambito della danza classica non c'è nulla di difficile, di facile, scusate, ma che è uno studio impegnativo, di disciplina e di grande sacrificio, di grande sforzo, però con l'amore e la passione per la danza si riesce a fare tutto. Diventare una ballerina, perché mi è sempre piaciuto ballare fin da quando ero bambina, e mi piacerebbe continuare fino a diventare adulta e continuare questa mia passione sempre di più e a coltivarla. E in futuro mi piacerebbe, ad esempio, studiare in scuole bellissime, tipo, non lo so, l'Opera di Parigi, mi piacerebbe tantissimo. Il tuo rapporto con gli insegnanti di danza? Bene, no, con la maestra mi trovo bene, sì. A piano piano ci stiamo abituando con la maestra. Mi fa piacere. Poi la danza per me è una passione, perché trasmette tutto con il cuore. Quante volte vai a danza? Quante volte alla settimana? 3 volte alla settimana. Infatti facciamo il lunedì moderno classico, mercoledì solo classico e venerdì facciamo contemporaneo e classico. Cosa esprimi con la danza? Con la danza esprimo tutta me stessa. Esprimo gioie e molte volte anche dolore, molta rabbia. Io la danza l'ho iniziata quando ero piccola e l'ho iniziata per gioco, perché non sapevo cosa significasse davvero ballare e danzare. Poi pian piano, crescendo, è cresciuta in me una passione. E vorrei tanto che questa passione diventasse davvero il mio sogno, la realtà. Vorrei diventare qualcuno, anche perché la danza non è tutta luce e complimenti, per niente. Anzi, a volte vorrei uscire dalla sala perché non mi riesce niente, quindi a volte dico: perché sono qui? Poi però resto e incomincio a dire: se sono qui c'è una ragione.
Io penso soltanto che ballare fa parte di me, anche perché faccio molti sacrifici, sia a danza che nella vita, quindi voglio che tutti i sacrifici diventino qualcosa, cioè un risultato per me. Per favore.